Bella a tutti ragazzi, qui è Giuedre Santa e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui con l'episodio speciale di FIFA Impero. Come potete vedere nello schermo ci sono tutte le squadre che hanno vinto le miniserie che abbiamo portato negli ultimi giorni sul canale. Per l'Italia infatti abbiamo la Juventus che rappresenterà quindi la nostra nazione, il Paris Saint Germain in Francia, il Manchester City in Inghilterra, il Real Madrid in Spagna e clamorosamente il Lipsia e non il Bayern Monaco in Germania. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto con le serie che abbiamo fatto sul canale. Per completare il tutto ho aggiunto poi il Benfica in Portogallo, l'Ajax in Olanda e poi ci ho messo anche lo Young Boys, che è forse la squadra materasso e l'incognita e il punto interrogativo di questa serie. Non vi preoccupate però, perché questo potrebbe non essere l'ultimo video di FIFA Impero, perché molti nei commenti mi hanno suggerito di fare la stessa cosa però con le nazionali, quindi Italia, Brasile, Argentina, Francia, eccetera, 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 e qualcuno mi ha anche detto di fare un episodio speciale dedicato alla Champions League e all'Europa League. Se volete vedere questi video sul canale, signori, dovete lasciare un bel mi piace a questo video. Se vedo che appunto questo video riceve tantissimi mi piace, allora registrerò anche questi video extra speciali con appunto i format che vi ho detto prima. A questo punto io direi di non perdere tempo e di iniziare subito, perché vi devo dire una cosa molto 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 importante. Ogni squadra che vedete nello schermo ha preso il miglior giocatore di tutte quante le altre squadre. Mi spiego meglio. La Juventus, visto che rappresenta l'Italia, ha preso il miglior giocatore del Milan, il migliore del Napoli, il migliore dell'Inter e così via. Stessa cosa il Real Madrid, che ha preso il migliore del Barça, il migliore del Siviglia, il migliore dell'Atletico. Quindi vedremo delle squadre molto particolari, perché ovviamente la Juventus non rappresenta solo Torino, non rappresenta solo la Juve, ma rappresenta tutto il nostro calcio. E quindi le altre squadre devono dare la forza alla Juventus di vincere. Le formazioni sono già inserite, ve le farò vedere però più avanti. Adesso non voglio perdere tempo in chiacchiere, ho già parlato abbastanza e quindi è giunto il momento di girare la ruota, signori, perché inizia la finalissima di FIFA Impero e si parte subito con il Benfica. E attenzione, subito un colpo di scena, perché il Benfica può sfidare solo il Real Madrid. Il Benfica non può andare da nessuna parte, non può attaccare il City, non può attaccare il Paris Saint Germain, quindi non ha senso girare la freccia. Si parte così con Benfica Real Madrid. Partiamo signori subito dal Benfica. Questa qui è la squadra. Allora lì davanti c'è Taremi, 82, appena arrivato. Poi c'è Rafa, c'è anche Gonzalo Guedes, c'è João Mario che è un esterno e può diventare tranquillamente un esterno sinistro, visto che a destra c'è Neres che fa la Pairese e messo a D. Per quanto riguarda invece il centrocampo abbiamo questo qui che è un 79, Fiorentino qua, Florentino che è un 79, anche lui potrebbe cambiare posizione. In difesa abbiamo Otamendi 82, abbiamo Verissimo 76, ma gioca Silva 77, a destra c'è Ba, a sinistra c'è Grimaldo, in porta c'è l'81, eccolo qua. Questa è la squadretta. Allora, dove interveniamo? Tutti quanti i migliori giocatori del campionato portoghese sono stati inseriti, però ovviamente la maggior parte dei giocatori del campionato portoghese non giocano nel Benfica a livello di titolari, quindi è per questo motivo che non li vedete. Stessa cosa nel Barcellona, nel Real Madrid, nella Juventus, il titolare del Lecce non è che gioca nella Juve, quindi ovviamente andiamo solo ad inserire i migliori, quelli che potrebbero effettivamente servire alla squadra in questione. Per quanto riguarda il punto debole, signori, del Benfica, dove interveniamo? Allora, Florentino può tranquillamente giocare in questa posizione, quindi io lo escludo anche perché lui cresce. Ci servirebbe secondo me un difensore centrale molto molto importante. Silva è interessante, ha 18 anni, cresce veramente tanto, il problema è che si gioca solo un'annata e quindi abbiamo bisogno di un difensore centrale più forte. E allora, signori, andiamo su Fabian Schär del Newcastle. Eccolo qui, vale circa 24-25 milioni e ha un overall di 81, proprio con un'offerta di partenza di 25. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che sto scrivendo qua, sto dando i numeri. Facciamo 26, vediamo un po' che cosa ci dice il Newcastle. Affare fatto, si chiude ragazzi, si chiude per il primo colpo di questa finalissima. Per quanto riguarda invece il Real Madrid, abbiamo questa formazione qui con Vinicius a sinistra e poi c'è Benzema che forse, anzi levo il forse, ruba il posto a Robert Lewandowski. A destra c'è Valverde, però Valverde è un centrocampista centrale, quindi lo possiamo mettere a centrocampo. A destra c'è Asensio, ma c'è anche Oyarzabal che fa l'upgrade e è messo a D e quindi possiamo puntare su di lui. Possiamo mettere Modric che è un 88 qui e poi non lo so, qua bisogna capire un po' come giocare. Possiamo abbassare Toni Kroos, ma anche lui non può giocare lì e quindi non lo so, vediamo se mettere in panchina Modric. In difesa abbiamo Rudiger 87, Militao 84 con Alaba che è più forte. A sinistra c'è Acuña però appena arrivato, a destra c'è Carvajal, in porta c'è Courtois, c'è pure Oblak che è il miglior giocatore dell'Atletico Madrid, ma ovviamente gioca Courtois. Il punto debole chi è? È
Allora, qui bisogna capire. Qui bisogna capire un po' dove intervenire. Perché Oyarzabal potrebbe essere il punto debole. Però lui cresce come un dinosauro. E quindi potrebbe essere un giocatore molto, molto importante a livello di overall. Signori, sono 2,83. Con lui, che però è molto più giovane. Quanti anni ha? 22. E Oyarzabal, quanti anni ha? 25. Allora, ragazzi, il colpo lo facciamo in mediana. Andiamo su Casemiro. E adesso vi spiego anche perché. Anzi, prima faccio il colpo e poi vi spiego il perché. Perché c'è una super, super, super novità che riguarda questa serie. Non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso. Dopo. Prima faccio il colpo e poi ve lo dico. Allora, mettiamo come base di partenza un bel centone. Vediamo un po' cosa ci dicono. Che ne vogliono 134 a fare fatto preso Casemiro. Ed eccola qui, signori. Eccola qui la grande novità. Finale, doppia partita, andata e ritorno. Chi la spunta passa il turno. Ho deciso di giocare la finalissima in questo modo. Ovviamente però con le squadre che abbiamo costruito noi, quindi il Real Madrid a Casemiro e il Benfica a Xavi, più tutti quanti i migliori giocatori del campionato portoghese e i migliori giocatori del campionato spagnolo. Infatti eccole qui, signori, eccole qui le due formazioni. Non ci resta quindi che andare a simulare la prima partita, l'andata, che finisce 4-2 per il Benfica. Non ci credo, non ci credo. Il Real Madrid rischia clamorosamente l'eliminazione. Benfica 4, Real Madrid 2. In questo modo nulla è scontato, ragazzi. Può succedere qualsiasi cosa. Anche per questo motivo che ho voluto giocare la finalissima così. 4-2, ragazzi, 4-2, incredibile. Real Madrid ora deve fare il miracolo della vita. Adesso c'è la partita di ritorno, Real Madrid-Benfica. Stesse squadre, ragazzi, stesse squadre. 4-2 il risultato per adesso, dopo 90 minuti. Andiamo subito alla simulata, vediamo se Real Madrid riesce nella rimonta. Incredibile, 5-4, incredibile, 5-4 il totale. Il Real Madrid vince l'andata, vince il ritorno, anzi, ma non basta, perché l'andata ha vinto il Benfica con 2 gol di scarto. E quindi 5-4 il totale. Benfica che fa fuori clamorosamente il Real Madrid. Non ci resta a questo punto che aggiornare a schermo la cartina con il Benfica, che fa qualcosa di clamoroso. Si prende tutto il territorio spagnolo. E allora, signori, possiamo continuare. Io sono scioccato. Io sono scioccato. Fatto fuori il Real Madrid al primo turno. Io sono scioccato. Ora tocca al PSG, ragazzi. Ora tocca al PSG. Qui c'è bisogno però della freccia, perché il PSG può sfidare praticamente chiunque. Può sfidare il City, può sfidare l'Ajax, può sfidare il Lipsia, lo Young Boys, la Juventus e anche il Benfica. Il PSG è esattamente in mezzo. E allora, signori, non ci resta che armarci di freccia e girare, perché il Paris Saint-Germain attacca, attacca in alto, attacca in alto. E quindi c'è PSG Manchester City. Mamma mia. Partiamo dal Paris Saint-Germain. Questa è la squadra che abbiamo di fronte, con il punto debole che è sicuramente Fabian Ruiz. Verratti centrocampista centrale, Messi lì davanti a Mbappé, 91 ATT. In difesa c'è anche Sergio Ramos, però bisogna giocare solo una partita, anzi due partite, quindi Sergio Ramos va più che bene. Il punto debole è Fabian Ruiz. Vi ricordo che non possiamo cambiare modulo, vi ricordo che possiamo fare solo un acquisto, e vi ricordo che, cosa molto molto importante, il giocatore non deve giocare ancora, non deve essere ancora presente nella serie. Perché? Perché non possiamo strappare un giocatore al City. Posso strappare Rodri. Perché? Perché dopo come la gioco la finale? Rodri dove lo metto? Di qua o di là? Quindi possiamo prendere solo giocatori che sono stati eliminati. Per fortuna del PSG, il Bayern Monaco non c'è più, perché in Germania c'è Lipsia, e quindi Kimmich è senza squadra e si può acquistare. 105 di valore, vediamo un po' che cosa ci dicono. Abbiamo un budget pressoché infinito, quindi possiamo anche divertirci e prenderlo con 200 milioni. Super colpo, ragazzi, super colpo del PSG. Ora tocca al Manchester City con una new entry, signori, anzi forse due, perché in panchina c'è Harry Kane. Non potendo però cambiare modulo, siamo costretti a startare la finale con Haaland. Però sono quasi sicuro che Harry Kane entrerà a partita in corso, e perché no, magari deciderà proprio la sfida col PSG. A destra c'è una new entry, Salah, eccolo qui, che è praticamente l'unico che davvero serve al Manchester City, che abbiamo strappato ovviamente al Liverpool. Per quanto riguarda invece il terzino sinistro, è il punto debole, quindi bisogna prendere un terzino sinistro più forte. Dove andiamo, ragazzi? Andiamo su Robertson, giocatore che non milita più, che è senza squadra, che non milita più in questo torneo, in questa competizione, perché gioca nel Liverpool, e quindi si può tranquillamente prendere valore 61. Possiamo praticamente offrire tutto il budget, perché siamo ricchi, siamo ricchi. E allora divertiamoci. 200 milioni per Robertson. E Cloppino dice
Sì, allora ci siamo, signori. È giunto il momento della finale. Manchester City PSG e poi PSG Manchester City, andata e ritorno. Piccola accortezza però, mi sono dimenticato di Kanté, che era in panchina. Kanté è più forte di Rodri, quindi Kanté prende il posto da titolare. Nel PSG c'è Kimmich, come potete ben vedere, e c'è anche Robertson nel Manchester City. Non ci resta quindi che andare direttamente alla simulazione. La prima partita finisce 2-1 con Mbappé che fallisce un calcio di rigore clamoroso, gol di De Bruyne e gol di Haaland. Il Manchester City in questo momento quindi è in vantaggio, ma nulla è deciso, signori, perché c'è ancora un'altra sfida in casa del Paris Saint-Germain e un solo gol di scarto non basta per stare tranquilli. Andiamo quindi direttamente alla simulata, c'è anche un po' di stanchezza nei giocatori addirittura. Andiamo subito alla simulata, vediamo un po' come finisce la seconda partita. Finisce 3-2 e incredibilmente chi vince? Totale 4-4, 3-2 per il Paris Saint-Germain, segna Salah al 119esimo, segna Marquinhos al 96esimo, calci di rigore, chi ha vinto? Non si sa, si vede dopo. Vediamo, ai calci di rigore, la spunta il Manchester City. No, la squadra Manchester City vince per i gol in trasferta. Ma in che senso? Vince il Manchester City. Ragazzi, incredibile, incredibile. E oh, c'è scritto così, eh? È così che evidentemente si decide, non con i calci di rigore. Il Manchester City vince per i gol in trasferta. E così è, e quindi va accettato. Il Manchester City passa il turno, elimina il PSG. E a questo punto, ragazzi, non ci resta che aggiornare la cartina schermo con il Manchester City che prende i territori occupati dal PSG, si espande e adesso mancano 6 squadre. E quindi giriamo, signori, giriamo per la terza sfida di oggi. Attenzione perché ci dirige di nuovo il Benfica. Occhio perché c'è anche la Juve. No, la freccia si ferma prima e il Benfica può sfidare solo il Manchester City. Partiamo dal Benfica perché, signori, c'è una super novità. Non c'è Taremi, c'è Robert Lewandowski. Perché, signori, c'è Robert Lewandowski? Ve lo spiego subito. Perché il Benfica, avendo battuto il Real Madrid, si porta a casa il loro miglior giocatore. Ma c'era un pari merito: Lewandowski e Benzema, entrambi con 91 di overall. Perché ho preso Lewandowski, che a sua volta il Real Madrid aveva preso dal Barcellona? Perché il Benfica gioca con l'attaccante puro, invece Benzema era una T. Quando ci troviamo davanti quindi a un valore di parità, possiamo scegliere noi chi prendere. In questo caso abbiamo preso Robert Lewandowski. Per quanto riguarda il Benfica, signori, c'è Goncalves a destra e c'è anche Char, giocatore che abbiamo preso. Quindi il punto debole, chi è, automaticamente diventa il centrocampista centrale. Voglio andare su Emre Can del Borussia Dortmund. Valore 25 milioni, si può assolutamente prendere e lo voglio prendere. Provo con 30, vediamo un po' se ce la facciamo. Cosa ci dice il Borussia? Ci dice che va bene. Emre Can è il colpo del Benfica. Per quanto riguarda invece il Manchester City, a destra abbiamo Salah, ma a sinistra abbiamo, anzi, possiamo mettere Salah a sinistra e a destra abbiamo niente proprio di meno che Leo Messi. Perché, ragazzi? Perché anche in questo caso c'era un pari merito. Il miglior giocatore del PSG non è Mbappé, è Messi. Messi 91, Mbappé 91. Quindi potevo scegliere io. Ho preferito prendere Messi perché lì davanti abbiamo già Haaland. E ovviamente, non potendo cambiare modulo, non possiamo mettere Haaland in banchina. Sarebbe stato un peccato. Facciamo giocare Salah a destra o Salah a sinistra con Messi a destra. Adesso vediamo un po' come schierarli. Abbiamo di nuovo Robertson, ovviamente, quindi il punto debole diventa Walker, diventa il terzino destro. E allora, signori, andiamo su Arnold del Liverpool. 85 di valutazione per lui. Fa l'app che si è messo centrocampista centrale, però a noi in questo caso non interessa. Lo voglio a tutti i costi, quindi provo con un'offerta di 100 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dice Cloppino. Dice che va bene e quindi Arnold è il colpo del sì. E adesso ci siamo, siamo pronti, signori. Manchester City Benfica, doppia finale, andata e ritorno. Prima City Benfica e poi Benfica City. Queste qui sono le squadre con Haaland contro Lewandowski, Messi contro Lewandowski, Salah contro Lewandowski, tutti contro Lewandowski, con ovviamente Emre Can messo lì a centrocampo e anche Arnold messo lì in difesa, nuovo acquisto del Manchester City. Non ci resta a questo punto che simulare la prima gara perché l'andata finisce con 1-0. 1-0 gol di Haaland. 1-0 gol di Haaland non è un risultato molto buono per il Manchester City, che sì, vince, però non riesce comunque ad imporsi, anzi il Benfica ha retto. E allora si deciderà tutto al ritorno in casa del Benfica. Non ci resta quindi che simulare anche il ritorno. Vediamo se Lewandowski riesce a trascinare il Benfica. Finisce 3-2, finisce 3-1 il totale, anzi scusatemi, 3-1 il totale, 2-1 la finale di ritorno. Segna Laporte con Haaland che sbaglia il rigore, segna Lewandowski, ma segna poi Haaland, signori, al 31esimo. Adesso la cosa importante
importante è aggiornare la cartina, perché il Manchester City si espande e a questo punto l'unica squadra che può battere il Manchester City è proprio la Juventus, che dobbiamo ancora vedere. E allora, signori, continuiamo, perché mancano 5 squadre, 5, solo 5, e solo una riuscirà a vincere, solo una conquisterà tutto. E attenzione, perché c'è la Juve, ragazzi, attenzione perché c'è la Juventus, che può sfidare il Lipsia e può sfidare anche il Manchester City, perché vi ricordo che la freccia partirà dal logo, quindi se è tutto verso sinistra sarà Juve-Manchester City. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, freccia, ragazzi, freccia, 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 la Juve sfida nessuno, ok, allora si rifà, perché la Juventus sfida nessuno ancora, vabbè, siamo capi a domani. Terzo giro, la Juventus sfida in alto a destra, la Juventus dal logo sfida il Lipsia e quindi sarà Juve Lipsia. Partiamo proprio dalla Juventus. Questa qui è la squadra, ragazzi. Ho sistemato tutto con Vlahovic e Victor Osimhen, il miglior giocatore del Napoli che approda alla Juve. Poi qui c'era un ballottaggio, signori, perché Milinkovic Savic 86, ma anche Immobile 86. Però ho preso Milinkovic perché avevamo bisogno di un centrocampista centrale e quindi eccolo qua. Per quanto riguarda invece la difesa abbiamo Skriniar. Per quanto riguarda invece la porta abbiamo Magnan. Super, super, super Juventus, mamma mia. E adesso abbiamo a disposizione anche un acquisto per migliorare ulteriormente questa squadra. Il punto debole è Bonucci, ci sarebbe anche Danilo, però devo prendere un difensore centrale più forte. Mettiamo Skriniar al centro. E dove andiamo a parare? Andiamo su un giocatore che ha già giocato alla Juventus e si chiama De Ligt. È lui il colpo, ragazzi, è lui il giocatore che voglio. E quindi non ci resta che contattare il Bayern Monaco proprio per battere il Lipsia. Provo con 110 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono. Ci dicono che va bene, De Ligt che quindi approda alla Juventus. Il ritorno, ragazzi, il ritorno del guerriero. Scusatemi, c'è una piccola incognita che riguarda la Juventus, perché in teoria il migliore non è Osimhen, il migliore è Dybala. Mica mi sono dimenticato di lui. Quindi in teoria la Juventus può giocare in questo modo, con Dybala e Vlahovic. E allora mettiamo Dybala. Scende una lacrima ai tifosi della Juve. Dybala e De Ligt. Questo è invece il Lipsia che abbiamo davanti, con Diaby appena arrivato e con Manuel Neuer. Eccolo qui, signori, 89, giocatore che potrebbe fare la differenza. Il punto debole del Lipsia chi è? È sicuramente il terzino. Abbiamo Klostermann, però, che può giocare in questa posizione. È un 79, resta comunque il punto debole. E allora, signori, andiamo su un terzino destro. Approfittiamo del fatto che il PSG è stato brutalmente eliminato dal Benfica e allora andiamo su Hakimi, giocatore straordinario proprio del Paris San Gennaro. Proviamo con 80 milioni, vediamo un po' che cosa ci dicono, anzi facciamo 70. Cosa ci dicono? Che vogliono André Silva, però non posso mettere nessuna contropartita, quindi la togliamo e provo con 78 più clausola del 15%. Vediamo che cosa ci dicono. 83, affare fatto, Hakimi, nuovo giocatore del Lipsia. E allora siamo pronti adesso per la finale. Lipsia Juve e poi Juve Lipsia, con Dybala, con Rabiot soprattutto, con De Ligt, con Hakimi. Tutto è pronto, signori, tutto è pronto. Simuliamo veloce la prima partita. Vediamo come finisce con un 2-2. Segna proprio Dybala, segna Dani Olmo, segna Werner e per la Juventus segna Berardi, miglior giocatore del Sassuolo che è andato alla Juve. Incredibile, ragazzi, 2-2. Adesso si decide tutto in casa della Juventus con una super partita, una super partita. Juventus e Lipsia. Attenzione, attenzione, c'è un giocatore indisponibile. Risolvo io. Chi è che è indisponibile? Si è fatto male Orban, incredibile. Mettiamo Klostermann, difensore centrale, pazzesco. Colpo di scena, ragazzi, colpo di scena incredibile. Punto a favore della Juve questo. Un giocatore importante, 2 settimane di infortunio per Orban. E allora, adesso siamo pronti di nuovo, signori. 2-2 all'andata, simulazione veloce. Vediamo chi la spunta. La spunta! No, ai rigori di nuovo. Non si sa chi ha vinto, non si sa chi ha vinto. 3-3, però mi sa che ha vinto la Juve, perché ne ha fatti 2 in trasferta, giusto? Andiamo subito a vedere cosa c'è scritto in basso. La Juventus vince per i gol in trasferta. Bene, ragazzi, questo è il regolamento del torneo. Vince la Juventus, mamma mia. Che brivido, che rischio. La Juve passa il turno. E allora non ci resta
che aggiornare la cartina, signori, perché stiamo solo aspettando la super finale Juventus-Manchester City. Stiamo aspettando solo questa sfida. Però occhio, perché qui davvero può succedere di tutto. Uno 0-0, un 1-1 e magari lo Young Boys batte il Manchester City. Può succedere di tutto, signori, può succedere di tutto. E allora giriamo, giriamo, perché mancano 4 squadre. Giriamo e vediamo un po'. C'è la Juventus? No, c'è il Manchester City, che può sfidare solo l'Ajax, perché vi ricordo che la freccia parte dallo stemma, ok? Quindi dalla base della squadra, in questo caso del Manchester City. E quindi come fa a sfidare la Juventus? Come fa a sfidare lo Young Boys? Quindi sarà City contro Ajax. Partiamo dal Manchester City, che non sa neanche lui più come giocare, perché c'è Robert Lewandowski, che in teoria sulla carta è più forte di Haaland. Quindi per la partita secca, in teoria, ci conviene giocare con Robert Lewandowski. Ragazzi, così dice il gioco. Per quanto riguarda invece il punto debole della squadra, chi è? Non lo so, signori. Potremmo cambiare un difensore centrale, potremmo cambiare di nuovo il terzino. Io direi di cambiare il difensore centrale, la porta, anche perché i terzini forti sono pochi e secondo me il difensore fa la differenza, ecco. Quindi andiamo su un difensore centrale meno di 31, quindi 30 va bene, e che soprattutto non sia presente ancora nella sfida. E andiamo su Marquinhos. C'è lui, ragazzi, lui è il migliore. Ma sì, paghiamo la clausola rescissoria. Preso, ragazzi, per 177 milioni Marquinhos dal PSG. Questo è l'Ajax che abbiamo davanti, una squadra messa completamente a caso. Allora, ho messo i migliori, ho messo qualcuno del campionato olandese, però alla fine l'Ajax è comunque una grande squadra. Vi ricordo che non possiamo cambiare modulo, quindi possiamo solo aggiustare questa formazione, però è veramente difficile. Forse possiamo trasformare lui in trequartista, molto molto bene, e a centrocampo possiamo mettere Sangaré. Lui è un giocatore nuovo che ho preso. C'è anche lui, signori, Kunku, eccolo qua, giocatore molto molto importante che viene da un'altra squadra olandese. Per il resto mi sa che non possiamo cambiare niente. Il punto debole chi è? Mi sa che il punto debole è il terzino destro, quindi tutto sul terzino. Sto provando, signori, in extremis a prendere Giovanni Di Lorenzo dal Napoli. Vediamo se riusciamo a chiudere questa trattativa. Sì, la chiudiamo, e quindi è lui l'acquisto dell'Ajax, Giovanni Di Lorenzo. È tutto pronto, Manchester City Ajax. Questa è la prima partita, il ritorno si giocherà in Olanda. Può succedere qualsiasi cosa. C'è Marquinhos nel Manchester City, c'è Di Lorenzo nell'Ajax. Siamo pronti quindi per simulare l'andata di questa finale. Simulazione veloce, vediamo come finisce. 2-1 con Lewandowski che sbaglia il calcio di rigore, segna Salah, segna De Bruyne, ma è ancora tutto aperto. Il Manchester City non è riuscito a fare il gol del 3-1. Attenzione, 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 perché c'è un altro infortunato, no, un cartellino rosso. E allora c'è Brobbey, ragazzi, Brobbey titolare. Stavo dicendo, il Manchester City non è riuscito a fare il gol che avrebbe chiuso forse tutto. Chi lo sa, Lewandowski forse avrà sulla coscienza quel rigore sbagliato nella partita di andata. Chi lo sa, scopriamolo insieme. Andiamo subito alla simulata veloce, perché chi la spunta? La spunta il Manchester City vincendo 4-0. Segno di potenza, segno di superiorità netta del Manchester City, che umilia l'Ajax, che all'andata ha tenuto botto e poi, ragazzi, non ce l'ha fatta nella partita di ritorno. Passa il City. E adesso restano solo 3 squadre, ragazzi, solo 3: Juve, City e Young Boys. State a vedere che la vince lo Young Boys sta sfida. Guarda, so proprio, non lo so, guarda, me lo sento, ragazzi, me lo sento. Giriamo la ruota per l'ultima volta, perché abbiamo lo Young Boys. No, abbiamo la Juventus. Vediamo un po', abbiamo la Juventus. La Juventus può sfidare solo lo Young Boys, perché la freccia parte. No, non è vero, perché se la freccia è tutta verso sinistra, abbiamo poi Juventus City. Quindi ci conviene girare la freccia, o no? Che dite? Per correttezza bisogna girare la freccia. Vediamo. Giriamo la freccia ed è in alto a sinistra, in alto a sinistra, sì, ok, appelo ragazzi, è Juventus Young Boys. Partiamo dalla squadra di Acciughino Allegri, questa qui è la formazione attuale. Allora, dove andiamo a migliorare? Innanzitutto c'è una new entry, perché avendo battuto il Lipsia ci portiamo a casa il miglior giocatore del Lipsia, che è Manuel Neuer, che a sua volta è arrivato ovviamente dal Bayern Monaco. Quindi questa è la squadra. Allora, il punto debole direi che il centrocampista centrale, il CDC oppure il CC.
quindi uno dei due. Dove andiamo a intervenire? Dove interveniamo? Questa è una bella domanda. Secondo me ci conviene cambiare Locatelli. Io Rabiot non lo cambio, quindi cambio Locatelli, ci serve un grande CDC. Andiamo su Kimmich, ragazzi. Kimmich del PSG. Andiamo da lui, perché attualmente è ancora al PSG. E Kimmich non è più in corsa, perché il PSG è stato eliminato. Quindi possiamo prendere Kimmich. Provo con un'offerta di 180-170. Vediamo se ce la facciamo a prenderlo. Credo di sì. 160, loro dicono sì. Kimmich è il colpo della Juventus per battere lo Young Boys. Questo è lo Young Boys. Mamma mia, ragazzi, che schifo. Dove interveniamo? Qui uno vale l'altro. Provate a vedere anche diversi giocatori che giocano nel campionato svizzero. Però la situazione è veramente, veramente, veramente critica. Qui ci vuole un miracolo, ragazzi. Il miracolo di San Gennaro. Mettiamo Elia lì davanti. Il punto debole è il portiere, è un difensore centrale. Vediamo se c'è qualcuno. C'è un 71. Il punto debole diventa il CDC, che ha 70. Questo chi è? Questo fuori ruolo. Questo è un centrocampista centrale messo lì a caso. C'è Ryder, che è un trequartista. Potremmo a questo punto cambiare il trequartista, oppure cambiare il CDC, che questo poi sarebbe un difensore centrale. Ma questi qui non c'hanno neanche gli uomini per giocare. Allora togliamo il CDC, ragazzi. Allora innanzitutto metto quello di ruolo e poi lo togliamo brutalmente. Anzi no, prendiamo un esterno sinistro, visto che non ce l'abbiamo di ruolo. Dai, prendiamo un esterno sinistro, oppure boh, non lo so. Prendiamo un CDC, ho deciso, prendiamo il CDC. Budget ridicolo, 13 milioni. Qui veramente ci vuole il miracolo, non lo so, impossibile. Provo con Demme, ragazzi. Provo con Demme, trentenne, giocatore che forse con 10 milioni possiamo portarlo a casa. Giocatore che ho già preso nelle altre edizioni di questo FIFA Impero. Giocatore che ha fatto la differenza quando è stato acquistato. Per 10 milioni il Napoli dice sì. Ho riguardato meglio, signori, la questione relativa ai giocatori che lo Young Boys poteva prendere dal campionato svizzero. E ho trovato due giocatori che sono interessanti. Il portiere Itz di 78, ma soprattutto Super Mario Balotelli. Come cavolo ho fatto a non vedere Super Mario Balotelli? Porca di quella miseria. L'ho messo dentro comunque, non vi preoccupate. Ho messo anche Demme. Ho messo il portiere che è un 78. E quindi grande poi. Piccolo upgrade per quanto riguarda lo Young Boys, che adesso potrebbe avere forse una mini possibilità. Questa è la Juventus con Kimmich lì 89. La prima partita si gioca a Torino. Simulazione veloce, vediamo un po' chi la spunta. 3-2, Super Mario Balotelli. E vediamo un po' anche in Same. Attenzione, perché lo Young Boys, ragazzi, è ancora vivo. Lo Young Boys è ancora vivo. 3-2 adesso la finalissima si gioca in Svizzera. E soprattutto lo Young Boys fa due gol in trasferta. E ragazzi, quel regolamento è così, quindi bisogna stare veramente attenti. Andiamo subito a giocare la partita di ritorno con Balotelli 77, eccolo lì, e con Demme 76. Andiamo, ragazzi, andiamo subito alla simulazione veloce, perché lo Young Boys, mamma mia, 7-4, tempi supplementari, 7-5, tempi supplementari. La Juventus ha bisogno dei tempi supplementari per far fuori lo Young Boys. Incredibile, ragazzi, quello che abbiamo visto. Segna Berardi al 100°, segna Dybala al 106°. Lo Young Boys fa 3 gol, Balotelli, 3 gol di Balotelli in due partite. E poi fa Snacht al 18°. Mamma mia, ragazzi, e poi anche Dybala e Vlahovic nei tempi regolamentari per la Juve. Mamma mia, la Juventus che suda freddo, ma riesce a passare il turno, e quindi la finalissima sarà Juve City. Partiamo dalla Juventus. Il punto debole chi è? E questa volta, signori, è Rabiot. Bisogna prendere quindi un centrocampista più forte con 195 milioni. E voglio prendere De Jong del Barcellona, che ovviamente non c'è più. Lo possiamo acquistare, non l'abbiamo mai preso. Si trova ancora nel Barcellona. E quindi andiamo su De Jong. 116 milioni di valore. Ce la possiamo fare, non possiamo mettere nessuna contropartita, però dovremmo farcela anche così. Provo con 170, vediamo un po' che cosa ci dice il Barcellona. Fare fatto, il colpo della Juve per battere il City è De Jong. Ora tocca al Manchester City. Questa è la squadra che abbiamo davanti. Trovare il punto debole è veramente difficile. Il punto debole potrebbe essere addirittura Robertson, oppure a questo punto il punto debole è Arnold. Quindi bisogna prendere un terzino destro più forte di 85. C'è un piccolo problema, però, che non ci sono terzini più forti di 85. E questo è un grande problema. Allora sapete che vi dico, signori? Piccolo strappo alla regola. Allora, il Manchester City ha i soldi per comprare chiunque, ok? Però in realtà il Manchester City, il terzino, ce l'ha già, ed è Cancelo, che purtroppo io non posso acquistare perché il gioco me lo dà in prestito al Bayern Monaco. Quindi non compriamo nessuno, però compriamo Cancelo. Cioè, come se avessimo comprato Cancelo, va bene? Perché altrimenti non so migliorare questa squadra. Alla fine abbiamo i soldi per prenderlo, perché non prenderlo? E quindi richiamiamo Cancelo. E allora, signori, finalmente ci siamo. La serie è ormai giunta al termine. Juventus, Manchester City e poi City Juventus.
Juventus. Prima però ci tengo a mostrare a schermo la cartina, spaccata esattamente in due. La Juventus a destra, il Manchester City a sinistra. Prima di giocare la doppia finale, io vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato a questa nuova serie che ho portato per la prima volta sul mio canale. È stata una serie veramente molto molto bella, ma ammetto che si poteva cambiare qualcosina per renderla ancora più bella. Infatti in corso d'opera abbiamo cambiato più volte il regolamento e più volte ho cercato di ascoltare tutti i consigli utilissimi che mi avete dato qui sotto nei commenti. Vi ringrazio infatti per avermi aiutato a migliorare questa serie di episodio in episodio. Adesso è giunto il momento di togliere la cartina e di andare a vedere quale squadra la spunta, perché la prima partita è questa: Juventus-Manchester City, con la Juventus che ha lì De Jong, Dybala, Vlahovic, Chiesa, Berardi, De Ligt, Skriniar, Bremer e Neuer in porta. Il City con Salah, Lewandowski, Messi, una squadra che fa paura, Kanté, De Bruyne, Silva, Ruben Dias, Marquinhos, Cancelo, Ederson e Robertson. Non ci resta quindi che andare direttamente alla simulazione veloce. La prima partita finisce 3-1. 3-1 per la Juventus. Gol di Vlahovic, gol di Dybala e gol di Chiesa, con Lewandowski che sbaglia un calcio di rigore. Incredibile, incredibile. Ragazzi, è incredibile quello che sta per fare la Juventus. È incredibile. Adesso c'è la finale delle finali, c'è la finalissima partita di ritorno. Tutti sono a disposizione, quindi non devo fare nessun cambio. Questo è il Manchester City che clamorosamente rischia di perdere tutto. Una squadra che sulla carta è 100 volte più forte della Juve. Il City è forte praticamente in ogni ruolo. Non c'è nessun giocatore titolare della Juventus che giocherebbe nel Manchester City praticamente. Forse solo Neuer, se non erro, che è un 89, non mi ricordo, potrei dire delle sciocchezze. Fatto sta che la Juventus è vicina a un qualcosa di strepitoso. Non ci resta quindi che simulare per l'ultima volta una partita, quella decisiva. Andiamo, vediamo chi vince. 1-0 per il Manchester City, gol di Lewandowski. Non basta, ragazzi, non basta, non basta, perché vince la Juve. Mamma mia, ragazzi, che cosa ha fatto Acciughina di corto muso, ragazzi. 3-2 di corto muso, la Juventus vince contro il Manchester City. E quindi la Juve è campione di FIFA Impero. E allora vi voglio salutare così, con questa cartina, signori. Con questa cartina ha vinto la Juve, ha vinto l'Italia. Perché non ha vinto solo la Juventus, non ha vinto solo la città di Torino. Ha vinto tutta l'Italia. Abbiamo vinto noi, siamo campioni. Grazie mille, ragazzi, per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie. Perché è vero che è finita, però potremmo fare degli episodi speciali con le nazionali o altri episodi speciali con tutte le squadre della Champions, dell'Europa League, della Conference. Ci sono mille altre cose che possiamo fare. Mi raccomando quindi, lasciate un bel mi piace se volete vedere tutti questi video extra che possiamo fare su FIFA Impero. Complimenti alla Juventus, complimenti all'Italia. Io vi saluto e vi ringrazio qui dalla Juve campione. È tutto, ci vediamo domani. Bella!